La didattica a distanza imposta dal coronavirus è stata una rivoluzione per la scuola. Ha infatti obbligato alunni, famiglie e docenti a ripensare completamente modalità e strumenti dell'insegnamento, non senza disagi. E così, nel panorama della solidarietà e in particolare delle fondazioni di comunità, c'è chi si è attivato per venire incontro ai problemi tecnici e didattici di questa rivoluzione. Appoggiati da Fondazione Cariplo, Ufficio Scolastico e Università Cattolica, questi cittadini hanno creato un sito web che aiuta ad utilizzare le piattaforme della scuola online. L'elemento qualificante di questo intervento è stato il fatto che è stata messa a disposizione anche un servizio di assistenza online, con cui potevano essere poste domande, difficoltà specifiche, disponibile sia per il supporto ai docenti, sia anche per il supporto ai genitori. Ma la risoluzione dei problemi tecnici non è tutto. La didattica online richiede infatti strategie diverse, ma anche più innovative, accattivanti e inclusive rispetto alle lezioni in classe. La didattica a distanza è profondamente diversa da quella in presenza perché differenti sono gli strumenti, le modalità, gli spazi e anche i tempi. È chiaro che i docenti si sono trovati dall'oggi al domani a rimodulare completamente la propria organizzazione didattica ed è per questo che si è pensato di predisporre un corso di formazione online destinato a tutti i docenti e agli operatori del territorio, costituito da brevi video che danno importanti suggerimenti sulla costruzione delle unità di apprendimento e anche sulla valutazione. A 2 mesi di distanza si può dire che la didattica, questa nuova modalità, è riuscita ad avvicinare maggiormente gli alunni più oppositivi e più demotivati, perché ha sollecitato le scuole a mettere in atto o comunque a mettere a sistema le metodologie più innovative e sicuramente più adeguate ai nostri alunni.